continua a provocare problemi le abbondanti nevicate di questi giorni nell'area vestina. Questo che vedete è ciò che resta del supermercato Lidl di Penne. La potenza della nevicata ha provocato l'implosione dello stabile. Fortunatamente nel supermercato non vi era nessuno, così da evitare una vera e propria catastrofe. Sempre nel capoluogo vestino, il prefetto Francesco Provolo ha istituito un posto di coordinamento avanzato per supportare le amministrazioni comunali e le popolazioni di una ventina di comuni del pescarese che hanno urgente bisogno di assistenza a causa del maltempo. In serata, il sindaco di Penne, Mario Semproni, ha fatto sapere di aver scritto una lettera al presidente del Consiglio, Gentiloni, per metterlo al corrente della situazione nell'area vestina. Sempre a Penne, a partire dalle ore 18, sarà aperto il palatenda di Contrada Campetto, dove sono state allestite postazioni per coloro che vorranno dormire fuori dalle abitazioni a seguito del terremoto di questa mattina. La struttura sarà custodita dai volontari, coordinati dal centro operativo comunale. Resta comunque sempre sotto osservazione la diga di Penne, dove è stato necessario l'apertura dello scarico per non provocare l'esondazione della stessa. A Pianella è emessa ordinanza di chiusura di tutte le scuole fino a venerdì. Enel comunica di aver disattivato la corrente elettrica in alcune zone intorno a Colle Mandrone per consentire la riparazione della linea. L'intervento dovrebbe durare circa 2 ore. Coloro che volessero lasciare le proprie abitazioni, resta disponibile il centro di assistenza presso l'asilo nido Grillo Parlante. Stessa iniziativa per il comune di Loreto Prutino. Il comune ha disposto l'apertura di 2 centri di accoglienza per la popolazione rispettivamente nella sala polivalente in via Martiri Angolani e nel palatenda presso la scuola media Gerardo Rasetti in via Roma. Entrambi i centri sono riscaldati e dotati di generatore di corrente. Resteranno aperti tutta la notte per accogliere i cittadini che avessero necessità. Si aggrava la situazione a Moscufo, dove continuano i disservizi per la mancanza di energia elettrica, visto che in quasi tutto il paese è privo di energia.